Il mio amico Carlo dice che sono un ragazzo fortunato. Il mio amico Gian Maria dice che questa non è una cosa seria. Cosa stai lì a occuparti, a preoccuparti perché non puoi prendere un caffè al bar? I miei amici dei tempi del liceo tendono a sfottere qualsiasi visione che sia diversa dal mainstream. Passiamo la nostra vita a giudicare, probabilmente anch'io lo faccio, ognuno, nessuno è scevro da pecche certamente, però vorrei mettere l'accento su un fatto. Il primo passo per uscire dalla trappola è accorgersene. Accorgiamoci quando giudichiamo l'altro. Prima di giudicare, o invece di giudicare, potremmo provare a camminare nei suoi mocassini, come dice il saggio dei nativi americani. Camminiamo nei mocassini di chi ha una visione diversa dalla nostra. Questa è un'opportunità straordinaria. Ci stiamo dividendo in fazioni, attaccandosi in modo anche aspro. Il web è pieno di haters, di persone che combattono. Per forza, stiamo affrontando questa situazione secondo il codice della paura e nella retorica della guerra. Proviamo a fare la pace, proviamo a camminare nei mocassini dell'altro e guardare con i suoi occhi. Allora ci accorgeremo, se smettiamo di giudicare e guardiamo, ci accorgeremo che l'altro sta semplicemente parlando alle altre parti di noi, perché dentro di noi non c'è solo quello che sappiamo di noi stessi, quello che crediamo di credere. Ci sono tanti personaggi, c'è un mondo inconscio. Ci sono subpersonalità, esattamente quelle che risuonano con il nostro magari avversario. Quello che ci risuona dentro e che ci fa sentire emotivamente attivati è semplicemente una parte di noi che viene risvegliata dallo sguardo dell'altro, dalla posizione dell'altro. Quindi grazie, impariamo ad imparare dalla diversità. Impariamo ad espandere la nostra coscienza senza giudicare, camminando nei mocassini dell'altro. Smascheriamo il gioco, la pandemia emotiva che ci viene, che ci pervade, la pandemia emotiva dei politici che si accusano gli un l'altra, dei dibattiti televisivi, del pensiero critico, il pensiero critico senza l'osservazione consapevole e perverso, allo stesso modo del pensiero dogmatico degli ignoranti. Osserva il tuo pensiero, osservati osservare, guarda l'altro e vedi la sua anima, vedi l'eroe in viaggio. Ognuno di noi è giunto dov'è, grazie a sudore, sangue, lacrime, fatica, successi e insuccessi, tentativi ed errori. Ognuno di noi è un eroe in viaggio. Guarda le valli che hai attraversato, le strettoie che hai attraversato, perché sono le stesse che ha attraversato anche l'altro. Guarda i tuoi timori, i tuoi dubbi, le tue credenze. E guarda quello che ne fai, perché è esattamente quello che sta cercando di farne l'altro. Sta cercando di convincerti per convincersi. Osserviamo il gioco che stiamo facendo. Camminiamo nei mocassini dell'altro e coglieremo l'opportunità di uscire da questa pandemia emotiva, di ritrovarci nuovi ed evoluti, di ritrovarci oltre la mente, oltre il giudizio, oltre la prigionia e la gabbia delle nostre credenze. Osservazione consapevole, quindi, camminare nei mocassini dell'altro.
vedere la sua anima, vedere l'eroe in viaggio, riconoscerci come eroe in viaggio, riconoscere l'infinito mondo che c'è oltre le apparenze, le qualità, le risorse, le infinite potenzialità che nascondiamo. I nostri occhi possono vedere meraviglie quando passiamo oltre il giudizio. E il trucco è semplice: cammina nei mocassini dell'altro.